Sono contento che quando riesco posso mettere i compagni davanti alla porta. Mi fa piacere, l'ho sempre detto, non sono mai stato un attaccante da tanti gol e si è visto anche la penultima partita quando ho avuto la possibilità di chiudere la partita, invece ho sbagliato la scelta. Invece questa qui, appena ho avuto la possibilità di vedere Ernesto davanti alla porta, gliel'ho messa lì e meno male abbiamo portato a casa la partita. Beh, certamente non ho passato 3 o 4 giorni non bellissimi, un po' ci ripensavo sempre, a notte non ho dormito perché chiaramente poi quando sei un pochino più lucido rivedi le azioni, rivedi quei momenti lì e devo dire che sicuramente avrei dovuto fare una scelta migliore, ero anche molto stanco, ero poco lucido e poi è andata anche peggio perché abbiamo perso la partita. Quindi avevo tutta questa carica dentro per cercare di metterla in campo ieri sera e volevo far vedere comunque che ci tengo e che posso dare una mano. Questo magari non lo so, sicuramente questa forza che abbiamo la stiamo dimostrando così, dobbiamo essere sempre aggressivi, cattivi calcisticamente in campo. Cercare di andare a pressare tutti e così, avendo anche il supporto del pubblico, riusciamo a dare qualcosina in più. Poi ci sono state alcune volte dove magari ci sono stati cali di attenzione e dove ci è andata male. Però lo spirito è questo, la voglia di vincere, dobbiamo da adesso fino alla fine continuare a essere così, come quella di ieri sera. No, beh, noi abbiamo iniziato la partita, ci eravamo detti di partire subito forte, andare a pressare alti. E nei primi minuti comunque il Verona è una squadra che gioca molto bene palla a terra, ci ha fatto girare un pochettino, però appena abbiamo avuto il coraggio di pressarli veramente bene, che loro buttavano via i palloni, da lì siamo usciti e poi non sono più riusciti a giocare come prima. E mi trovo molto bene con lui perché tiene impegnato 1-2 difensori, io ho molta più libertà di andare a attaccare le palle di testa, di andare a fare qualche sponda, poi lui mi gira sempre dietro, cerchiamo di giocare sempre vicini e devo dire che comunque in partita poi si vede che ci cerchiamo spesso e questo è una grande cosa. Ho speso molto e c'è stato un momento dove girava un po' la testa, però ho dato tutto quello che potevo dare, quindi adesso ho questi 4-5 giorni per recuperare bene e essere pronto per domenica. Secondo me dovremmo fare una prestazione come quella di ieri sera, di cercare di attaccare subito forte, e di cercare di non farli giocare troppo, recuperare palla, tutte le seconde palle e cercare di andare in contropiede perché è una partita difficilissima, non avremo i nostri tifosi dietro, quindi dovremmo dare ancora di più di ieri sera. E noi proviamo sempre a cercare di chiudere la partita il prima possibile. A volte ci riesce, a volte, come nelle ultime partite, facciamo un po' di fatica, perché creiamo tante occasioni, ma ci manca sempre quel pizzico o di cattiveria o di fortuna per chiudere la partita subito. Però dobbiamo sempre rimanere attenti fino all'ultimo minuto, perché anche ieri abbiamo rischiato. E da adesso fino alla fine non ci possiamo permettere più di sbagliare, quindi dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione. No, sicuramente era molto più sereno, era felice per questa vittoria, come tutti noi. Era importante buttarsi alle spalle la sconfitta di Pescara e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Beh, sì, sicuramente. È stato importante, ci ha dato una carica, abbiamo visto la partita e ci siamo guardati tutti negli occhi e abbiamo detto questa è l'occasione per riacciuffarli e dare un segnale che siamo ancora vivi, che ci siamo ancora. Sicuramente avere dei tifosi che ti vengono a trovare al campo allenamento invece di venire qua arrabbiati. Sono venuti a spronarci, a darci fiducia che avremmo fatto bene, che loro sono sempre con noi e quindi questo si è visto. Anche ieri sera ci hanno aiutato molto e spero che da qui alla fine lo stadio si riempia ancora di più per darci ancora più forza. Noi cerchiamo solo di pensare a potercela fare. Cercare di affrontare tutte le partite, di restare con la concentrazione alta. E
non dobbiamo guardare più nessuno, dobbiamo guardare solo noi e tentare di vincere più partite possibili. Solo così possiamo arrivare al nostro obiettivo. Il gruppo adesso, anche rispetto all'anno scorso, è molto più compatto, più unito. E tutti ci crediamo allo stesso modo. Anche chi non gioca ci dà la forza per fare meglio, quindi è bello vedere tutti i compagni che alla fine esultano tutti insieme, anche chi non ha giocato, che magari gli dispiace, però questo è molto bello. Avere tutta la rosa a disposizione per il mister, secondo me, è una grande cosa e tutti ci possono dare una mano. Adesso ci mancherà Bellucci, ma penso che chi lo sostituisce farà benissimo come abbiamo sempre fatto. Quindi adesso da qui alla fine speriamo di rimanere tutti insieme e vediamo poi com'è. Eravamo carichissimi, insomma, ad aver vinto quasi il campionato, perché arrivare da una sconfitta come quella di Pescara, che non meritavamo sicuramente, è stata anche una liberazione, questa vittoria sofferta, ma che ci ha dato molto, ci ha dato tantissima carica. Adesso dovremo preparare al meglio questa partita e cercare di portare questa forza, questa grinta anche domenica sera. Beh, lo guardiamo sì, ma come ho detto prima, dobbiamo guardare solo noi, perché non sappiamo quanti punti ancora ci possono lasciare le altre squadre, quindi noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada, abbiamo 6 partite, 6 battaglie, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Io spero che questa vittoria ci dia questa carica, questa voglia di portare a casa queste partite, di raggiungere questa vittoria del campionato che vogliamo tutti. Quindi ci dobbiamo credere fino alla fine. Basta.